Siamo allo stand di Riley Scooter e siamo in compagnia di Hayden Riley, inventore di una cosa che vi presentiamo tra pochissimo, e vicino a me Andrea Masocco, che è Country Manager Global di Riley Scooters. Allora, parliamo con Andrea, alla presenza del fondatore e dell'ideatore di questa novità. Andrea, però, raccontaci in italiano per chi ci segue questo prodotto che abbiamo alle spalle, di cosa si tratta e qual è soprattutto la vera novità di questo prodotto. Buongiorno Massimo, grazie dell'opportunità. Riley ha sviluppato un nuovo prodotto per la mobilità dopo 2 anni e mezzo di lavoro in collaborazione con Cambridge Industrial Design, uno strumento che potrà permettere alle persone di portare il proprio scooter sulla metropolitana, il bus, il treno, che insomma un vantaggio notevole per veramente usare il prodotto nella maniera più universale possibile. L'idea dello sviluppo, che nasce da Hayden qui vicino, è stata concretizzata cercando di portare lo scooter nelle stesse dimensioni di una bicicletta ripiegabile che si chiama Brompton, che è la bicicletta autorizzata dal governo inglese per essere appunto portata all'interno dei mezzi pubblici. Grazie agli sforzi fatti finalmente si è trovata una soluzione che permette di avere uno scooter che è leggermente più piccolo del Brompton Bike, che eventualmente si può portare completamente ripiegato in una dimensione assolutamente accettabile, che quindi dà delle concrete possibilità in più per il commuting effettivo. Ecco Andrea, allora in un video che poi potete trovare abbiamo visto Hayden ripiegare, la mia voce sta andando, scusate, ripiegare lo scooter in più o meno 20 secondi. Il record ci ha detto è di 16 secondi, quindi una cosa rapidissima, ci sarà uno zaino per trasportarla, insomma una serie di accessori. Ci interessa sapere però più o meno qualche caratteristica del prodotto e quando arriverà sul mercato italiano. Certamente, il prodotto di base è stato sviluppato con l'utenza europea, quindi già è stato ingegnerizzato per reggere pesi da 120 kg, ne pesa 14. Un'altra caratteristica interessante, che poi è anche presente in tutto il resto del catalogo Riley, è la batteria staccabile, che ha dei pregi interessanti. Il primo permette in buona sostanza di estendere diciamo il raggio d'azione dello scooter, perché semplicemente quando la batteria è esaurita se ne può usare una seconda. Si può ricaricare la batteria portandola direttamente a casa, in ufficio, nel bar mentre si fa colazione. Ha un valore interessante dal punto di vista dell'ecologia, perché effettivamente l'elettronica è presente nella batteria e quando la batteria nel corso della sua vita naturale dovesse venir meno, lo scooter può ancora funzionare cambiando direttamente la batteria e quindi la vita stessa del dispositivo aumenta. L'investimento da parte dell'utente finale è sicuramente più interessante, perché lo scooter durerà più anni. La batteria fino a se stessa presente nella parte centrale dello scooter, non nella base, permette di evitare che se durante il viaggio lo scooter magari prende qualche brutta botta con qualche sasso o non ci si accorge che la batteria è danneggiata, che evita chiaramente il fatto che se andando a casa vai a caricare la batteria delle perdite si incendi. Così diciamo si elimina questo problema già alla radice. Si può gestire la batteria nella famiglia, fra gli amici, scambiandosi la batteria tranquillamente fra gli stessi dispositivi, perché diciamo, è possibile utilizzarla su altri prodotti Riley. E quindi questo permette un ulteriore avanzamento dal punto di vista dell'esperienza d'uso e la possibilità per l'utente di avere un miglioramento nella propria vita quotidiana, nel tragitto che fa tutti i giorni. Senti Andrea, abbiamo visto tanto traffico in questo stand, quindi non ti chiedo com'è andata IFA perché abbiamo visto molto bene. Mi piacerebbe sapere più o meno quando vedremo questo prodotto in Italia, quando, e se hai già un'idea di quanto costerà. Sì, siamo al lavoro per chiudere il contratto distributivo. L'apertura del mercato europeo sta avvenendo dal 1° settembre, quindi
ci sono degli operatori interessati a collaborare. L'attività sarà un'attività classica con un distributore che si occuperà della verificazione del prodotto. L'assistenza del marchio verrà gestita direttamente da Riley per dare 2 anni dallo scontrino all'utente finale e sarà, diciamo, seguita in maniera tale da eliminare tutti i problemi al distributore sia per quanto riguarda RMA che DOA. Ci aspettiamo che per il fine anno, inizio anno prossimo, si cominci ad arrivare sul territorio con i prodotti. Allora, grazie Andrea, grazie Hayden. Dallo stand di Riley Scooters è tutto. Vi lasciamo anche con il prototipo alle nostre spalle, che tra l'altro ha già vinto un premio a IFA. E Andrea lo aspettiamo in prova non appena sarà sul mercato. Grazie a tutti.